Ancora lotte, ancora paure, ancora inganni. Ma a un certo punto nel capitolo 32 qualcosa si apre. Mentre Giacobbe andava per la sua strada, gli si fecero incontro gli angeli di Dio. E da lì sorge in Giacobbe il desiderio di riconciliarsi con Esaù. Dio di Abramo e di Isacco, mio padre, mi dicesti: Giacobbe, torna alla tua patria, dai tuoi parenti, io ti benedirò. Io non ero degno dei tuoi favori, della fedeltà che hai usato verso il tuo servo. Ero unico solo quando attraversai il Giordano la prima volta, e ora sono divenuto una moltitudine. Liberami, ti prego, dalle mani di mio fratello, dalle mani di Esaù. Temo che gli venga. Temo che gli venga e mi uccida madre e figli insieme. Ho paura, Signore. Tu hai promesso, hai detto ti benedirò. Farò diventare la tua progenie numerosa come i granelli della sabbia. Tu hai promesso, Signore. Ora devi aiutarmi. Ha paura, manda avanti a sé il dono. E accetta di trascorrere la notte nell'accampamento per attendere che il dono arrivi prima di lui dal fratello. Ed è qui, in questa condizione di desiderio di riconciliazione, che Giacobbe affronta una lotta nuova. Lotta con Dio. E a un certo punto Dio dice: Lasciami andare. L'aurora sta spuntando. No! Non ti lascerò andare finché non mi avrai detto chi sei in nome di Dio. Qual è il tuo nome? Giacobbe. D'ora in poi ti chiamerai Israele, poiché sei colui che ha lottato con Dio e con gli uomini ha vinto. Dio lo proclama vincitore in questa nuova lotta, in cui Giacobbe sembra abbracciare e decidersi per il bene. E pur essendo vincitore, gli rimane un segno, zoppica. Zoppica perché, nonostante abbia vinto, ha faticato. E da lì si apre la riconciliazione con il fratello e con tutta la sua famiglia.